La città di Magenta si stringe attorno alla famiglia del giovane muratore di origine albanese morto venerdì cadendo da un ponteggio in via Garibaldi. Stava lavorando alla ristrutturazione del tetto di un immobile quando la caduta ha causato la morte del 36enne. Sull'evento è intervenuto il primo cittadino, Luca Del Gobbo. A nome della città di Magenta e dell'amministrazione comunale tutta vogliamo esprimere davvero la nostra vicinanza, le condoglianze a tutta la famiglia e ai familiari. È purtroppo un fatto di cronaca che non avremmo mai voluto commentare nella nostra città. Purtroppo è accaduto, stanno accadendo in Italia molti incidenti sul lavoro che aprono interrogativi, che aprono davvero tante domande, perché non si può morire così giovani per un incidente sul lavoro. Ecco, so che ci sono delle indagini in corso, le autorità competenti svolgeranno il loro corso. Quello che noi possiamo fare oggi, davvero come città di Magenta, è davvero quella di stringerci vicino alla famiglia ed esprimere le nostre condoglianze. Anche i sindacati hanno espresso la loro posizione. L'incidente di venerdì segue infatti di nemmeno 24 ore la manifestazione nazionale per la sicurezza sul lavoro. Davanti a questo nuovo delitto, il sindacato, che ieri non ha fatto sconti al governo per chiedere maggiori sanzioni, più ispettori, formazione al reato di omicidio sul lavoro, si unisce al dolore dei familiari e chiede ancora più forte che si intervenga con provvedimenti d'urgenza. Così Luigi Tripodi della UIL di Magenta. Dello stesso avviso anche Manuel Vulcano del sindacato CUB. L'organizzazione sindacale ha sede proprio in via Garibaldi a Magenta e per questo il sindacalista si era recato proprio nei minuti seguenti alla tragedia sul luogo dell'evento. È triste scorrere la lista degli incidenti e delle morti sul lavoro in Italia, perché sono notizie che fanno sempre troppo male. Mi sono recato personalmente in via Garibaldi sul luogo dell'accaduto, dove sono poi ovviamente intervenuti i vigili del fuoco, forze dell'ordine. Il palazzo è stato posto sotto sequestro e si sta indagando ovviamente per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dobbiamo prestare ovviamente la massima attenzione in ogni luogo di lavoro e dobbiamo denunciare qualsiasi situazione di rischio, ma in Italia prima di tutto bisogna promuovere la cultura della sicurezza, perché è questa che manca. È triste che un ragazzo muoia sul lavoro ed è triste soprattutto per la famiglia che apprende della scomparsa di un proprio caro in questo modo, ed è veramente grave che si muoia di lavoro.